Un altro amico storico di Fil Rouge TV, Alessandro. Ciao Ciao Alessandro, Carlo, come va? Grazie intanto grazie per a essere te. qui con noi e soprattutto noi ci conosciamo penso da sempre. Così. Ma io non sapevo di questa tua passione appunto per i fornelli. Sì, questa passione, diciamo, più per esigenze e per necessità di vivere. Che se no, sai, potevo mangiare solo pane e acqua. O No, quattro scherzo, salti in padella. sì. Pensavo E quattro salti in padella. di cosa ti occupi, Alessandro? Io mi occupo, sono impiegato, diciamo, pubblico, mi occupo di sensibilizzazione e controllo di quello che è la raccolta differenziata e rifiuti in genere nella città di Palermo e nella provincia. Un lavoro vai un po' controcorrente Ovviamente praticamente. controcorrente, sì. Vista la situazione cittadina che purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Ci proviamo a lottare ogni giorno con quello che è la cittadinanza, I che i servizi. servizi. Che purtroppo sappiamo quello che sono, però ci lottiamo continuamente affinché la città sia più decorosa. Prima di andare a fare la spesa, tendenzialmente fai i primi, secondi antipasti, dov'è che ti sei specializzato? Allora, diciamo che la passione è sempre per i primi, però anche gli antipasti e i secondi vanno alla grande. Va bene, andiamo a fare la spesa? Va Andiamo a fare la spesa. bene, a dopo. Ciao A dopo. Alessandro. Ciao Carlo. Buongiorno a tutti, sono Alessandro. Oggi per tutti in cucina prepareremo una caprese calda con filetti di sgombro. Gli ingredienti sono pane casereccio, datterino, mozzarella o fior di latte, basilico fresco e filetti di sgombro sott'olio. Andiamo a preparare. Innanzitutto dobbiamo tostare il pane. Nel frattempo che il pane tosta, facciamo partire i pomodorini, metteremo un filo di olio, non mettiamo aglio, metteremo solamente un goccio di sale e pepe. Precedentemente io già avevo tagliato il datterino. Nel frattempo che cuociono il datterino e il pane, facciamo la salsa di basilico. Foglie di basilico e olio, sale e pepe. Di olio inizialmente, sale e pepe, mini pimer e andiamo a frullare. Via via aggiungiamo l'olio a filo, che ci servirà per emulsionare la salsa. In questa salsa non ho aggiunto aglio, ma solamente un filo di olio e il sale. Ok, è pronta. Il pomodorino sta finendo di cuocere. Non deve diventare una salsa, ma deve rimanere bello sodo, si deve sentire la consistenza al palato, come una vera e propria caprese. Deve essere solamente caldo. E allora andiamo a cominciare il nostro impiattamento. Il pane già l'abbiamo messo, è stato ben tostato. Mettiamo il fior di latte. Ok, il pomodoro è pronto. Mettiamo prima la mozzarella. Ok, il pomodoro è perfetto. L'andiamo ad adagiare sopra la mozzarella. Un profumo incredibile di pomodoro fresco, poi il periodo ora cominciano i pomodori, quelli più buoni. Un altro goccio di olio a crudo. Un po' di salsa al basilico.
Guardate che colori eccezionali. Ok. E poi i filettini di sgombro. Un piatto unico perché contiene appunto proteine, carboidrati, per chi fa la dieta, non come me, ovviamente. Ed ecco, servita. Mettiamo un altro goccino di salsetta. Ed ecco, il piatto è finito. Abbiamo presentato la caprese calda con salsa al basilico, sgombro grigliato, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Tutti in Cucina. Ciao da Alessandro!